e benvenute nel mio primo mukbang, se non erro si dice così. Aspettate che qui ciò faccio vedere un bel vassoio pieno di sushi e faccio vedere anche le cose che ho preso. Mamma mia, c'ho l'acquolina in bocca, devo spogliarmi, c'è un caldo, leggo i capelli, c'ho una fame da lupi. Comunque faccio vedere che cosa ho preso. Qui manca un pezzo perché una ladra chiamata mamma se ne ho preso un pezzetto. Comunque, ho preso questi che hanno il gambero cotto all'interno, l'avocado, il salmone flambé sopra. Tipo, io impazzisco per il salmone flambé. Poi ho preso dei classici, appunto, nigiri, e dei nigiri cotti appunto a flambé, anche questi, però con salsa teriyaki. E qui invece cosa ho preso? Oh, scusate che non ricordo più. Questo dovrebbe essere tipo salmone Philadelphia e, se non erro, c'era anche l'avocado, però manca. Comunque, salmone Philadelphia sicuro. Dopo una bellissima giornata passata a starnutire, ho preso un po' di questa da mio padre, perché voglio, già faccio più, ma già ubriaca. Cheers. Oh, e questo bel bicchiere qua. Adesso prendiamo anche le bustine di salsa di soia. Celeste mi aveva regalato proprio un set per il sushi, bellissimo, davvero molto bello. L'aveva preso tipo alla Maison du Monde. Mi aveva fatto questo pensierino per Natale, insomma, insieme ad altri regali. Bellissimo, ragazzi, soltanto che alla fine ho deciso di tenerlo per noi. Quindi, appunto, quando arriverà il giorno, non molto lontano, utilizzeremo insieme quel set sushi. Quindi quello, sfoggiarlo tipo nel primo mukbang, sarebbe stato un qualcosa di fantastico. Ho diverse cosucce da raccontarvi. Comunque, oddio, io farò delle cose che sicuramente voi direte: non si fa col sushi, non si fa. Lo so, però prima di tutto metto il wasabi sopra a pennellate, proprio tanto, perché mi piace tantissimo il wasabi. Questi sono i miei preferiti in assoluto. Ogni volta che andiamo allo Yugenit, tipo, ne faccio fuori tonnellate. Voglio raccontarvi di una cosa che è successa ieri e che non posso, vi giuro, non posso non raccontarvi. Sentite qua. Ieri ero lì, tutta carina, a pubblicare delle stories e ne avevo dedicata tipo anche una a Celeste. Appunto, avevo detto mi manchi, bla bla bla, tutte le cose che si dicono tra fidanzati. Mi arriva il messaggio di un tipo. Una volta mi aveva scritto se tipo gli avessi le labbra rifatte. Poi un'altra volta mi ha scritto sotto questo messaggio: tu hai le corna, se fossi in te guarderei quello che fa il tuo fidanzato, fidati. Ah, lì poi non sono riuscita a trattenermi, a parte che mi è scappato tipo da ridere, ma vabbè, può anche essere. Mi è venuto da ridere perché poi guardando questo profilo si vede chiaramente che è un troll, tipo ha 9 post e segue all'incirca 2000-2300 persone e si vede che sono quei classici profili un po' fake, no? Io gli ho mandato un messaggio di risposta gentilissimo. Ho praticamente detto: ma cirata. E poi insomma, alla fine l'ho bloccato. Gli ho mandato lo screen a Celeste, che era al lavoro, però conoscendolo, togliendo il nome del soggetto in questione. Cioè, ma non ascoltarle, magari invidia. Ho detto: no, guarda, ma ero un uomo. Chi è? Voglio sapere come si chiama sto... Come un pazzo, quando poi ho detto: guarda, tu non mi hai mandato per farci una risata. Cioè, tu davvero ti arrabbi così? Inizialmente lui mi aveva detto: non ti arrabbiare, ma sarà una di quelle che vuole romperti le scatole. Quando poi ho detto che era un uomo, cioè, lì si era scritto che era un uomo, ma io ne dubito. Ha iniziato a dare tipo di matto. Comunque, ho scoperto questa nuova cosa. Che però, adesso una ci ride, no? La mia sorella mi ha detto, nel frattempo provo un altro di questo. Amore, che c'è? Mi dà la buonanotte? Buonanotte.
magari io ci rido, ci scherzo, ma un'altra persona magari gli avrebbe fatto male. Una cosa del genere, anche se è vera, non so fin quando sia carino dirlo ad una persona che alla fine non conosci, così, in un messaggio. Mi ha appunto detto mia sorella che lei si è vista il video di una ragazza, però non ricordo come si chiama, che tipo gli avevano detto le foto del tuo fidanzato che ti tradisce, se le vuoi vedere tipo mi devi dare dei soldi. La trovo una cosa assurda, però insomma io mostrando anche lui nei video so che magari si può andare incontro a queste cose, che però comunque non sono normali, perché le persone alla fine non sanno con chi ha a che fare. Magari uno può parlare ad una donna sul lavoro, può andare anche a fare una cena di lavoro, può essere tranquillamente un'amica, quindi non vedo perché mettere zizzania in questo modo. Comunque questo sushi è delizioso, questo raga, questo è buonissimo, c'ha tipo all'interno salmone, una cremina di avocado, queste cosucce croccanti qui sopra e una cosa deliziosa. Beh, io non bevo quasi mai nulla, forse qualche volta la birra, ma tipo quella piccolina, quando sono fuori con Celeste a mangiare, che ne so, un panino o qualsiasi altra cosa, qualcosa che richiede la birra. Ho provato a mangiare qualche volta il sushi con la Coca-Cola, ma se dovessi scegliere tra Coca-Cola e acqua, sceglierei acqua. Tra Coca-Cola e birra, diciamo che ogni tanto la birrozza ci sta. Io infatti volevo bere acqua, poi c'era papà che appunto ha preso la birra, ne l'ha avanzata un po', che fai? Sta bevi? Questo deve essere squisito, cioè su questa salsa, teriyaki, questo riso, questi pezzetti di sesamo, adoro. Questo non andrebbe inzuppato nella salsa di soia, però io adoro la salsa di soia. E i nigiri dovrebbero andare tipo così nella salsa di soia. Cioè, ma io li butto proprio dentro. Questo lo conserverò alla fine. L'ultimo lo conserverò alla fine perché è buonissimo. Stamattina poi l'ho detto a tutti sta cosa, ho detto, ma guarda, ho scoperto di avere le corna tramite Instagram, l'ho detto tipo a tutti, mia mamma, mia sorella, a Marta, l'ho contattata subito. Ma poi, fossero soltanto loro i tipi strambi, ho ricevuto delle mail pazzesche ultimamente. Aziende che ti dicono ti seguiamo, ci piace tantissimo, e poi scrivono tipo ti linkano il tuo canale, ma dicono un altro nome, oppure dicono il tuo nome ma linkano il canale di un altro. Io penso che l'azienda in questione paghi questo team DPR, no, per fare questo lavoro. Ma che figure gli fanno fare? Tipo una volta mi hanno chiamato Lina, una volta mi hanno chiamato con nomi, nemmeno di altre ragazze italiane. Parliamo invece un po' di viaggetti di weekend. Volevo andare con Celeste a fare un piccolo weekend, qualcosa di carino, in una zona comunque di mare, anche se alla fine noi siamo già vicino al mare, però appunto per prenderci 2 giorni di totale relax. Ma non so bene che posto potete consigliarmi comunque qui al sud, magari nemmeno troppo lontano. Che a questo punto non so, volevamo tipo spostarci un po'. Io avevo visto dei luoghi dove fare tipo delle escursioni bellissime, però sono tipo nel verde più totale. Io fino a come minimo metà luglio, ma anche agosto, queste cose non le posso fare con tutte queste erbe, queste piante. Perché a luglio ci sarà qualcosa di favoloso. E però non sarà in una zona di mare. E quindi a questo punto volevo qualcosa appunto vicino al mare. Anche un B&B, che ne so, con affaccio sul mare. Un hotel. Però qualcosina che alla fine non costasse uno sproposito soltanto per tipo 2 notti. Quindi vorremmo fare giusto un weekend. Vorrei farlo anche prima di agosto. Anche se ad agosto sarebbe l'ideale. Però magari in questo caso anche prima di agosto, perché agosto è un attimino un mesetto per noi, in questo caso un po' complicato. Però visto che comunque una persona non è che può assentarsi da lavoro tantissimi giorni, anzi, quindi in questo caso dobbiamo un attimino
valutare soltanto due giorni, perché poi ci saranno appunto degli altri giorni a luglio. Wow, mi è appena arrivata un'email di una cosa favolosa che ho preso da Amazon e che deve arrivare. E mi hanno appena detto che è stato spedito. Io adesso faccio tipo una piccola stories qui su Instagram. Cioè, la dovevo fare prima, quando era tipo tutto abnorme e bellissimo. Lo faccio adesso mentre sto strafogando da tipo 2 ore. Penso di riuscire a mangiarli tutti, anche se vi dico la verità, sto scoppiando perché questi sono enormi. Cioè, sono proprio belli potenti all'interno, c'hanno il gambero. Ah, questo non è il salmone, questo è il gambero, avocado, Philadelphia e salmone sopra. Una cosa squisita. Invece qual è il vostro roll oppure sushi preferito? Io adoro tutto quello che ha a che fare con salmone, tartar di salmone, anche piccanti. Mi piace tantissimo il gambero fritto all'interno dei roll, però mi piace tanto prendere il tonno. Il tonno non mi fa impazzire, anche se conosco persone che impazziscono tantissimo per il tonno e non per il salmone. Io impazzisco proprio per il salmone. Cotto, crudo, davvero in tutte le salse, adoro il salmone. Specialmente questo con queste salsine un pochino più particolari. E un'altra cosa che mi era piaciuta tantissimo, l'avevo assaggiato in un locale a Milano quando avevo fatto appunto l'evento con Deborah. E avevo assaggiato tipo un nigiri del genere con la ricciola e un pizzico di vatè di olive nere sopra. Ma è stato qualcosa di squisito. Quello che non mi è piaciuto invece, e pensavo fosse tipo una cosa squisita, è stato quello con l'aragosta. Cioè, costava un botto quel sushi, se non erro tipo una portata 30 euro, 28 euro. Immagini, wow, favola, però non avevo fatto il conto con l'aragosta cruda. Il sapore sì, era carino, era buono, però era stopposa, super gommosa, cioè sembrava di mangiare un chewing gum. Tipo io adoro le cose morbide che si ingoiano subito, sì, perché un'altra cosa che non mi azzardo a mangiare è il polipo. Ho veramente paura di rimanerci secca, affogata. Da un momento all'altro, cioè lo guardo, guardo quello polipo crudo e affogo. Una disfagia, cosa vola qui? Una disfagia nervosa. Aspettate che c'è tipo i pantaloni di Bershka con la vita alta qui, ma che sento che mi stanno tipo facendo venire qualcosa, sono così stretti in questo momento. Comunque, tornando al fatto ti ha tradita tutte queste cose, cioè lì per lì non me ne è fregato niente, mi sono messa a ridere eccetera eccetera, ma figurate, ho visto Celeste stamattina, il ragazzo è davvero un santo, cioè mi ha detto di tutto, dal controllami il telefono se vuoi, cose che io non ho mai fatto e non farò mai perché odio, tipo odio controllare i telefoni delle persone, tutte queste cose, ma comunque figuratevi se credeva una stronzata del genere. Però io non so questa cosa come si collega. Ditemi anche voi se sapete, magari se siete un pochino più esoteriche. Ovviamente che una cosa che non ho assolutamente pensato, che in quel momento non mi ha colpita. Mi ha fatto fare anche una risata, mi ha fatto comunque togliere il sassolino dalla scarpa ma non andare a cagare. E ho iniziato a continuare a fare tutte le stanze delle cose, stavo montando i miei video. Insomma, ho fatto di tutto, mi sono mangiata dopo anche la Nutella col cioccolato, quindi chi se ne frega. Non ho minimamente pensato a questa cosa, vi giuro, zero. Però la notte ho fatto una sorta di incubo. Vabbè, dico incubo perché non era alla fine un sogno bello, ma non è che ero spaventata. Ho fatto una sorta di incubo che riguardava proprio questa cosa. Dicono che magari è la suggestione. Dicono che sia l'inconscio, molto probabilmente. L'ho già chiesto a qualche amica, che mi è un po' più fissata su queste cose. Dicono che può essere tipo l'inconscio. Magari anche se non ci hai pensato, una parte remota del tuo cervello magari è stata, tra virgolette, colpita. Io non so se è vera sta cosa o no, però, boh, cioè proprio quella notte, sì, mi è capitato anche altre notti di sognarlo, però, strano. Non dimenticatevi di farmi sapere qual è il vostro roll preferito. Tipo, mi attrae quello col mango, ma non so se prenderlo, tipo mango, salmone. Se voi l'avete tipo assaggiato qualche volta, mangiato, fatemi sapere, magari così sperimento cose nuove. Però tenete presente il fatto che non mi piace il tonno e nemmeno l'anguilla. A me non piace l'anguilla per una cosa proprio, diciamo, di d'affetto. Voi direte, oddio, ma che affetto puoi mai avere per un'anguilla? Ricordo un Natale di tanti anni fa, il periodo prenatalizio, mio nonno comprò un
capitone, l'anguilla, che raga è. E la teneva in questa vasca, tipo la faceva crescere lui, no? Gli dava lui le cose da mangiare, perché mio nonno era fissato di cose, tra virgolette, diciamo, bio. A quel tempo non c'era il bio, tutte queste cose, però gli piacevano le cose più sane possibili. Comunque lui ci comprava sto capitone e se lo cresceva tipo lui, dava lui da mangiare. Io invece mi c'era affezionata, ogni volta che tornavo da scuola andavo lì a vedere in questa vasca sto capitone che stava crescendo, lì man mano comunque cresceva. E ricordo che un giorno era la vigilia di Natale, io mi sveglio e vedo questa scena macabra dove il mio amato capitone, anguilla, quello che sia, veniva decapitato. Ho pianto per non so quante ore, come una disperata. Dicevo, no, ma perché? Perché? Cioè, lasciatelo stare. Era la mia anguilla quella. Ero arrivata appunto troppo tardi. E quindi da allora io non mangio un'anguilla mai. Stessa cosa, il coniglio. Sono anni che non mangio coniglio. Sono alcune persone che non capiscono i vegetariani, invece io li capisco, perché tipo come io non riesco a mangiare coniglio, loro non riescono a mangiare nessun tipo di animale. Soltanto che io non capisco quelli che non riescono a rispettare, che ne so, magari gli altri, le scelte degli altri. Magari non ammazzerebbero un maiale, però se c'è da ammazzare un cristiano che mangia un maiale, quello sì, lo farebbero. Non li capisco questi, in questo senso. È finito il wasabi, è finita la salsa di soia, ce n'è soltanto un po'. Sono finiti gli altri roll, sei rimasto solo tu. È rimasto anche l'ultimo goccio di birra. Comunque vi dico che per fare questo mukbang, questo mangio con voi, ho fatto una cosa che non ho mai fatto prima nella mia vita. Cioè mangiare da sola. Cioè adoro mangiare in compagnia, che sia della mia famiglia, che sia in uscita fuori, o anche io e Celeste, no? Però il fatto di mangiare da sola è una cosa che non ho quasi mai fatto. Però diciamo che comunque non è che sono tanto sola, sicuramente ci saranno tipo, che ne so, un 10.000 di voi che staranno guardando questo video, no? Facendo una media un po' minima tra, insomma, le visualizzazioni degli altri video. Quindi diciamo che tanto sola non è che sono. Se penso a questo non mi sento assolutamente sola. Se mi guardo intorno un attimino in questo momento, tipo, oddio, l'ansia, mangio da sola. Prendendo il mio amato nigiri e lo sto inzuppando in quello che resta della soia. Cioè io adoro la soia, mi piace un botto. Si è finito. Oh, si è spappolato e ci credo, tutto con la soia. Comunque, si è finito, caro. Quanto è buono mangiare alla fine la cosa che ti piace di più. Io ho sempre fatto così, ho sempre lasciato alla fine almeno anche solo un pezzo di una cosa che mi piace più di tutte. Così chiudi il pranzo o la cena che sia in maniera tipo favolosa. Comunque, se ci fossero stati altri di questi pezzi, di quelli col salmone a flambé, ma che ne so, anche altri 10, li avrei mangiati tranquillamente, sono proprio buoni. Però costano un botto, tipo 2-5 euro. Spero che questo mukbang vi sia piaciuto. Se è stato così, lasciatemi un like, dei commenti qui sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate su tutto, sulla storia del messaggio, su qual è appunto il vostro roll preferito, che cosa preferite appunto della cucina, che ne so, giapponese in generale. Io vi mando un grosso e mega bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!